facciamo il sopravvino con speck e pepe nero di Sarawak. Il pepe è un prodotto che viene utilizzato molto in cucina, ma anche in pasticceria entra sempre di più. Sapete quante piante di pepe esistono? Pepe nicon comune, c'è cioè pepe nero, bianco, verde, rosso scuro, eccetera eccetera. È soltanto una pianta e sono tutte in maturazione durante l'anno. Non è che esiste la pianta di pepe verde, la pianta di pepe rosso scuro, è una pianta. La differenza di un pepe buono e un pepe che compriamo nel supermercato è come quando viene raccolto, perché queste palline vengono raccolte, vengono spucciate e lavate. E se vengono asciugate normalmente in forme rudimentali a 95 gradi per una giornata, e questo deve venire entro 24 ore. Se supera i 24 ore, il pepe va in fermentazione. E questo che voi sentite del pepe che troviamo al supermercato. Quando io annuncio un pepe, non deve stare qui. Il pepe deve sapere di fiori, deve sapere di legno, di cioccolato, di terra. Questo no. Il pepe va comprato in bacche, mai in polvere. Perché uno non sa come arriva dall'altra parte del mondo, uno non sappiamo cosa gli sta dentro. Perché per fare peso, i fuori non sono solo qui, sono anche di là. In più, una spezia comprata in polvere, non parlo del curry adesso perché è una miscela, una volta aperta la confezione, sono oli volatili che 30% se ne vanno sui.